Il regolamento della consulta dei diversamente abili viene cambiato, ma viene cambiato per evitare che Nuccio Secca possa ricandidarsi nella consulta. Ma ne parliamo con il diretto interessato. Ma è venuto cambiato questo regolamento, ci vogliono 5 disabili, è una cosa assurda questo regolamento, perché non riesco a capire perché è stato cambiato questo regolamento. Io lo dico all'amministrazione comunale, sindaco di Lentini, che ha cambiato questa consulta, ma a me non mi risulta che ci vogliono 5 disabili, perché 5 anni fa ho fatto la domanda e non ci volevano 5 disabili. Come mai questo viene cambiato? Io non lo so, arrivando a questo punto non mi posso ricandidare, è una cosa assurda che un disabile viene buttato fuori sulla consulta. Ecco, così viene meno la democrazia, perché per entrare a far parte della consulta dovresti iscriverti in un'associazione, quindi essere controllato. Ma essere iscritto ad un'associazione che non mi conviene, perché così lo facciamo vincere a quelli dell'associazione che vogliono il potere nelle mani, però io il potere nelle mani non ne voglio, io voglio delle strutture sulla consulta dei diversamente abili. Anzi, ma devo ringraziare anche al dottore sanitario, chi l'ha costruita questa consulta, Ugo Mazzilli, il dottore sanitario, io e lui l'abbiamo costruita, l'abbiamo portato in consiglio comunale, l'abbiamo fatto approvare da 11 consiglieri della minoranza, ma grazie a loro che l'hanno applicato, ma grazie a noi oggi esiste la consulta, perché non sapevano che esisteva questa consulta. Ecco Nuccio, tu sei stato uno dei promotori di questa consulta, ecco, questo che significa? Che quando uno si occupa dei disabili viene bocciato, quindi esonerato, allontanato, buttato via? Sì, perché all'interno della consulta che ci creavo fastidio a qualche associazione, perché io facevo gli articoli sul giornale, addirittura a qualche associazione perché si vuole prendere meriti, io questi meriti non le faccio prendere a nessuno, soprattutto perché io voglio che la consulta si deve applicare e si deve fare qualcosa per questi ragazzi diversamente abili, soprattutto io spero che possa entrare su questa consulta e auguro che mi viene eletto ancora vicepresidente, perché mi pare che a me forse non mi vogliono fare eleggere. Quindi dei problemi dei diversamente abili a Lentini non se ne deve parlare, o quantomeno se ne deve parlare poco, e quel poco deve essere controllato. Ma come ho capito bene sulla consulta, ci sono persone che mi vogliono controllare, controllare poco niente, perché loro cercano solo il potere. Nuccio, tu hai messo in evidenza tanti problemi che interessano i diversamente abili a Lentini, le strutture non ci sono, mancano ancora tante cose. Mancano tante cose, soprattutto anche per esempio in via Vittorio Emanuele, che hanno fatto delle scivole sbagliate, soprattutto che manca in via Garibaldi, manca in via Pontelaimo, che manca in via Moncanzio. Il sindaco di Lentini che fa orecchie da mercante, però io faccio una critica politica, non è una critica personale, voglio dire al sindaco, accetta le critiche, se non accetta le critiche è meglio che se ne vada a casa. Ecco, per concludere, a questo punto tu devi cercare 5 disabili per entrare a far parte della consulta. Sì, ma sto cercando 5 disabili, auguro che il giorno 23 di febbraio auguro che posso compilare questa scheda. Se non riesco a compilare questa scheda significa che sono fuori, allora, e ci fanno piacere.